Ciao a tutti, in questo nuovo video parleremo di regole comportamentali da seguire o se siete in Russia o con le persone russe che mi vengono a trovare. Questa è stata una delle vostre richieste che mi avete scritte tempo fa e ho deciso di fare un video del genere perché effettivamente potrebbe essere utile per chi lavora con il turismo, magari con le persone russe o chi ci va in Russia a vivere ancora non sa come comportarsi, uguale anche per chi è semplicemente appassionato dalla cultura della storia russa o chi incontra le ragazze russe, eccetera, eccetera. Ho già fatto un video sulle donne russe, ho fatto video sugli uomini russi, ho fatto video di varie differenze, lascio tutto il link sotto al video, ci sono tutti i video dedicati nelle playlist dedicate. Se vi piace questo tipo di video, mettete like o dislike sotto a questo video, scrivetemi sotto nei commenti le vostre idee per i video, magari quelle che vi può piacere, e seguitemi sulla mia pagina Facebook e Instagram. Partiamo subito col video. La prima cosa è non fissare le persone, soprattutto le ragazze belle, non fissare le persone. Io so che in Italia è, cioè fissare nel senso guardare, fissi, così senza distogliere lo sguardo. Io so che in Italia, per esempio, è normale, capita spesso, lo sento anche io su di me, certe volte la gente guarda così, da capo a piedi, da davanti, da dietro, insomma, ed è abbastanza, capita spesso, insomma, in Italia, lo vedo abbastanza spesso qui, mentre da noi non è molto bello, è tipo una specie di maleducazione nei confronti delle persone, soprattutto se si tratta di una coppia. Se un uomo passeggia per mano con una donna russa, anche se è bellissima, super bellissima, come modella, ma nessuno la deve fissare perché è una cosa veramente brutta e può portare a delle gravi conseguenze, perché un uomo russo può anche leggere male e non lo so, insomma, può finire male. Quindi è una cosa, secondo me, da considerare, da tenere in considerazione, uguale anche alle donne, eccetera, eccetera. Quindi, uguale anche viceversa, se una donna passeggia con un uomo per mano, non bisogna fissare il suo uomo, perché effettivamente è una cosa scortese, brutta. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, seconda regola molto importante, anche per me, è non fischiare soprattutto in casa di nessuno. Non fischiate mai in Russia, è un cattivo auspicio, porta sfiga, è una cosa, diciamo, superstiziosa che ti porta il fischio, porta via dei soldi. Quindi se siete in casa di qualcuno e fischiate, vuol dire che portate, diciamo, sfiga nella casa di questa persona. Quindi è una cosa brutta, automaticamente non piace, non è gradita e non fischiano come in Italia, in continuazione, io lo sento anche qui spesso. Da noi è di cattivo auspicio fischiare sia in casa che fuori casa, e di solito se qualcuno fischia si dice subito non fischiare, non fischiare, non fischiare. È una cosa comunissima in tutta la Russia e tutta l'area, anzi, dell'ex Unione Sovietica. Quindi tutte queste regole penso che sono molto validi per tutti i paesi in generale dell'ex blocco sovietico, quindi possono essere utili anche per chi ci va o incontra le persone di quelle aree lì. Questa era la seconda. La terza è: non si portano né scarpe né abiti da fuori in casa. Cioè, voi come sapete, ho già fatto video delle stranezze dei russi, delle cose particolari dei russi, eccetera, eccetera. Vi lascio tutti i link sotto e qui da qualche parte su, nei link. Da noi è usanza levarsi le scarpe. Appena si entra da fuori, si tolgono le scarpe. Non si sta mai con le scarpe in casa. Infatti, io non ho mai le scarpe. In casa è una cosa normale e di questo ho già parlato. E comunque è sempre una cosa brutta e non igienica, perché comunque il clima da noi è diverso. Per esempio, spesso è molto sporco in autunno, in inverno. In inverno poi c'è la neve che si scioglie, gocciola tutto. Quindi in Italia il clima è diverso, quindi da noi è un'usanza. Non solo, ma anche i vestiti sopra, cioè non si può entrare col giubbotto e stare col giubbotto. Di solito si leva sempre il cappotto, che è una cosa brutta. E non solo, ma anche spesso, ora, no, ospiti non lo fanno, però generalmente in casa non si va in giro vestiti così. Spesso in casa mettono le vestali, i pigiami, eccetera, eccetera. Insomma, stanno con abiti da casa in casa e abiti da fuori fuori. Insomma, questa è una cosa che capita spesso. Se fate business o gli affari con le persone russe, o
Se fate business o gli affari o attività particolare, seria, diplomatica che vi porta ad avere a che fare con le persone russe nel lavoro ufficiale, è brutto mettere le mani in tasca. Cioè, se per esempio siete tra gli uomini e qualcuno di voi si tiene le mani in tasca, è una cosa brutta, viene vista come una maleducazione. È una cosa molto scortese, quindi vi invito a non farla, perché comunque diciamo che non viene vista come una bella cosa. È una cosa ancora derivata dall'Unione Sovietica, diciamo, è una cosa scortese. Un'altra cosa è dare sempre la mano a tutti gli uomini presenti, anche se non si conoscono. Da noi, questa diciamo cultura maschile, cioè il maschio, l'uomo, io ho già fatto vari video, è molto forte, molto presente. C'è questa specie di unità maschile, no? E c'è una specie di regole, un insieme di regole da comportarsi tra gli uomini. Per esempio, una di queste è dare la mano a tutti i presenti quando vedete una persona, e anche se non conoscete tutte le persone, dovete comunque dare la mano sempre, salutare tutti, perché anche se a voi, per esempio, non vi conosce qualcuno, verrà da voi sicuramente a dare la mano anche a voi, anche se non siete mai viste in vita vostra. Si danno sia la mano, sia si toccano la spalla certe volte, baciarsi difficile, no, no. Più una cosa del genere, insomma. Un'altra cosa è che di solito l'uomo fa il primo passo se gli piace una donna, ed è normale conoscersi ovunque. Questa è una delle cose che ho già parlato in uno dei video, che è una cosa molto scortese. Se cioè, diciamo, l'uomo piace una donna, è giusto che si avvicina, insomma, che si conosce. Spesso, come dicevo, anche avvengono nei ristoranti, fuori, nelle discoteche, eccetera, eccetera. È normale che l'uomo fa il primo passo, non aspettate che la donna venga a voi e non siate timidi in questo senso, perché se volete, se ci sono per esempio un gruppo di ragazzi, siete un gruppo di amici, o se per esempio c'è un gruppo di ragazze e voi siete un gruppo di amici, o siete soli e c'è una donna per esempio in un locale che vi piace, potete tranquillamente andare da lei e chiedere buongiorno, come va? Soprattutto se siete stranieri, avete un accento, e comunque è una bella cosa, chiedete l'informazione, cioè potete avere mille scuse per attaccare bottoni, insomma. Quindi è abbastanza normale conoscersi dappertutto, anche per strada, anche in ristorante, anche nei posti insoliti, in biblioteca. Non so, nei musei, nei teatri, dovunque, in cinema. Quindi è una cosa molto normale, quindi l'uomo fa il primo passo. Non regalate mai un numero pari di niente, ma soprattutto di fiori. Se da noi c'è una cultura dei fiori, già fatto nel video tempo fa, se regalate i fiori a una donna non deve essere mai numero pari, perché il numero pari si porta al cimitero, porta sfiga, eccetera, eccetera. Quindi, anche se fate altre cose, se per esempio dovete comprare cioccolatini, non comprate 2 cioccolatini o 4 cioccolatini, comprate sempre o uno, o tre, o cinque. Uguale le rose, non dovete regalare 2 rose o 4 rose, dovete regalare una, tre o 5 rose. Sempre, sempre, sempre numero dispari di qualsiasi cosa. Un'altra cosa interessante che ho legato con le tradizioni in generale, con la mentalità russa, è mettono tutto sul tavolo i russi. Se vi invita una persona russa, loro di solito mettono tutto sul tavolo e vi invitano a entrare. Di solito è brutto non entrare se venite, è una cosa scortese, e vedrete che sul tavolo ci sarà tutto l'impossibile. Cioè, se vi invitano per prendere un caffè, ci sarà il salame, il formaggio, non so, il plov, borscht, qualche cosa, cioè di tutto, ci sarà di tutto su quel tavolo, perché da noi mettono tutto sul tavolo e poi mangiano. E non solo, se vi invitano, non venite mai a mani vuote. Portate sempre qualcosa, una bottiglia, un fiore, non so, un dolce, qualsiasi cosa, ma non venite mai a mani vuote, perché è una cosa comunque scortese e brutta. Penso che è valido anche qui. Un'altra regola molto bella, molto utile se siete in Russia: dare spazio agli anziani nei posti pubblici e in generale, e dare sempre del lei alle persone anziane. Dare spazio nei posti pubblici, intendo, se siete nella metro e vedete una signora anziana che sta in piedi, potete proporre il vostro posto. Voi siete a sedere, potete dire: signora, guardi, mi alzo, venga lei. È molto normale, molto comune, uguale negli autobus,
dare sempre spazio agli anziani, lasciar passare gli anziani, perché da noi comunque c'è la cultura di rispetto verso le persone più anziane, quindi è normale aiutare, portare la borsa, accompagnare attraverso la strada una signora magari molto anziana, un vedente, eccetera, eccetera, una cosa molto molto comune. Un'altra regola piccola che ho voluto inserire in questo elenco è non fate portare le cose pesanti alle donne, cioè se vedete una donna che sta portando una borsona e una ragazza che conoscete, non la fate portare a lei magari, cioè, chiedete se potete darle una mano, insomma, proponete il vostro aiuto. Questo in generale potrebbe andare bene in generale per tutti. Per tutta la Russia, per tutte le persone, cioè se vedete una persona in difficoltà potete proporre il vostro aiuto e sarà comunque una cosa molto gradita, ma soprattutto diciamo le borsone pesanti a una donna, così cioè di solito se magari vi conoscete, se potete aiutare, insomma una cosa normale e non viene vista come una cosa scortese. Quindi queste sono le regole comportamentali. Scrivetemi le regole comportamentali in Italia, qualcosa di interessante, così magari farò video in lingua russa per i russi. Se conoscete delle regole comportamentali italiane, se vi siete accorti di qualcosa di particolare in Russia o nell'area dell'ex URSS, scrivetemelo sempre nei commenti. Se vi piace questo tipo di video, mettete il like, iscrivetevi al canale. E cliccate sulla campanella per non perdere le novità. Seguitemi sulla mia pagina Facebook, sulla mia pagina Instagram. Vi auguro buona giornata, spasiba e до свидания.